Qualità della vita a Napoli, ultima per i bambini. L'indagine del Sole 24 Ore vede il capoluogo partenopeo in fondo alla classifica, soprattutto nei servizi per i più piccoli. Ad 8 Channel, vice sindaco Filippone si difende. Criteri di valutazione discutibili, abbiamo invertito la rotta. De André murale a Scampia, ma è polemica sulle vele. Il nuovo murales con l'immagine del cantautore su un edificio nuovo rilancia un'area periferica della città, ma il comitato accusa. Sul rifacimento del quartiere i tempi restano lenti e le vele sono ancora lì. Covid, la curva è stabile, il virus colpisce Manfredi. Il tasso di positività resta invariato in Campania, 731 i casi nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi infetti c'è il sindaco di Napoli, è asintomatico ma è stato costretto a saltare tutti gli appuntamenti. Salerno, degrado in centro, il caso ormai è politico. Tensioni in maggioranza dopo che anche il governatore De Luca aveva parlato di gestione imbarazzante dell'emergenza. Intanto l'opposizione va all'attacco e preannuncia una mozione di sfiducia per l'assessore Natella. Caos al pronto soccorso, colpa del caldo record. Il sovraffollamento al Moscati di Avellino causato dai malori per le alte temperature, lo dice il primario del reparto Maffei, che però denuncia. La rete territoriale non è all'altezza e intanto arriva il wifi gratuito per i pazienti. Calcio vigorito ai tifosi, resto insieme a voi. Importante messaggio lanciato dal presidente ai tifosi del Benevento. Il massimo dirigente resta alla guida del club giallorosso e rilancia abbonamenti scontati per la prossima stagione e una seduta settimanale d'allenamento a porte aperte. Buonasera, ben ritrovati con il nostro TG. L'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita vede Napoli in fondo alla classifica, il capoluogo partenopeo, ma soprattutto nei servizi per i bambini. E a 8 Channel il vice sindaco con delega alla famiglia Mia Filippone commenta: i criteri di valutazione sono discutibili. Sentiamo il servizio. Una classifica che prova a fotografare i servizi a disposizione di bambini, giovani e anziani, focalizzando l'attenzione sulle opportunità ma anche le difficoltà nel garantire sostegno a quelle che sono le fasce più deboli della popolazione. L'indagine del Sole 24 Ore vede Napoli ultima nella qualità della vita per i bambini, con il capoluogo che si posiziona al 107° posto. Ma il vice sindaco Mia Filippone non nasconde le perplessità sui criteri utilizzati. La situazione della città di Napoli, voglio dire, è abbastanza evidente. Purtroppo, diciamo, gli esiti di questa indagine non ci lasciano sorpresi. È evidente però anche che queste ricerche ovviamente procedono secondo schemi che spesso e volentieri non sono in grado di rappresentare la realtà complessiva nella sua difficoltà, oltretutto anche di rappresentazione. Il vice sindaco rivendica anche il cambio di passo avviato dall'amministrazione Manfredi, soprattutto nel sostegno alle famiglie con bambini piccoli, che rappresentano uno degli aspetti più critici. Devo dire, noi abbiamo chiuso da pochi giorni la campagna di iscrizione ai nidi, che quest'anno abbiamo voluto promuovere anche attraverso un video. Ebbene, abbiamo chiuso in attivo con numeri che riportano le iscrizioni a dati pre-Covid. Siamo certi che anticipare il prima possibile la frequenza scolastica significa dare un colpo significativo al tema drammatico dell'abbandono. È stato inaugurato a Scampia, la presenza di Dori Ghezzi, il murale dedicato a De André. L'opera si trova su una palazzina di 5 piani in via Labriola e la sua realizzazione è stata promossa dal comune di Napoli nell'ambito del Maggio dei Monumenti. Il mio Fabrizio ha sempre amato Napoli e i napoletani e credo che loro abbiano sempre ricambiato. Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André, torna a Napoli, precisamente a Scampia, a pochi metri dall'auditorium dedicato al Faber. Adesso tocca al murale firmato da Iorit e Triscia, un'opera che occupa l'intera facciata di uno dei palazzi di via Labriola in cui sono stati trasferiti alcuni ex abitanti delle vele. Direi che lo si scopre sempre di giorno in giorno, ma questo grazie appunto sia alla scuola ma anche ai genitori, che a loro volta avevano già amato Fabrizio, i loro genitori a loro volta avevano già amato Fabrizio, per cui sono cresciuti con questo compagno di vita e continuano a farlo.
E direi che Iorit non fallisce mai, io anzi non riesco a spiegarmi come faccia, ed è bellissimo e ha scelto veramente un Fabrizio particolarmente bello. L'artista Iorit dal canto suo racconta: servono speranza e servizi per salvare le periferie. Artisti contro, artisti che non avevano paura di schierarsi e di dire quello che pensavano. E quindi quando nelle periferie in qualche modo si parla di riscatto e si parla di speranza, e farlo in un quartiere come 300 alloggi a Crotone oppure a Scampia a Napoli è il luogo perfetto per portare queste parole d'ordine. Io sono iniziato a fare graffiti e poi street art perché sentivo che non c'era nient'altro da fare. La presenza dello Stato non c'è. Certe problematiche in realtà poi si risolvono con le cose molto concrete, quindi il lavoro, il diritto all'abitare, ma anche soltanto banalmente dare una speranza alle persone. Sono 731 in Campania i nuovi positivi al Covid su 5.588 test esaminati, tra questi anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino è asintomatico, da stamane in isolamento presso la sua abitazione, da dove segue l'attività amministrativa. Intanto resta stabile l'indice di contagio, che ieri era pari al 14,28% ed oggi è al 14,17%. 4 i morti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 14 i posti letto occupati, invariati a 318 quelli occupati invece in degenza. PNRR, Di Maio a Napoli, accelerare con i progetti. Il ministro degli esteri parla degli effetti della guerra sui prezzi ma si dice fiducioso. Dall'opposizione Maresca avverte, si rischia di perdere una grande occasione. Sentiamo. PNRR e sviluppo sostenibile sono i temi affrontati dal ministro Luigi Di Maio al Maschio Angioino a Napoli. Un dibattito promosso dal consigliere Gennaro Demetrio Paipais con giovani imprenditori per trasformare in opportunità i fondi comunitari. È l'ultima tappa del lungo weekend campano di Di Maio, diviso tra sud e guerra in Ucraina, amministrative e rapporti con Conte e Salvini. Ma sul piano di ripresa Di Maio si dice fiducioso, anche se il conflitto sta incidendo sui tempi e sui costi. Nel PNRR abbiamo problemi che stanno scaturendo dalla guerra in Ucraina. Il costo dei materiali, il costo dell'energia purtroppo incidono anche sulla costruzione delle infrastrutture, sulla realizzazione di parte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come governo, con due decreti negli ultimi 5 mesi abbiamo investito circa 30 miliardi di euro per mitigare gli effetti sulle famiglie e sulle imprese della guerra in Ucraina. Ma dall'opposizione il consigliere Catello Maresca avverte: il PNRR rischia di trasformarsi in un'altra grande occasione persa. Noi dobbiamo necessariamente ammettere, riconoscere e porci nell'ottica di superare una problematica fondamentale che è il rischio di infiltrazione mafiosa negli investimenti, nei fondi che saranno stanziati, negli appalti che dovranno partire di qui a poco. Se non ci proiettiamo in questa ottica, rischiamo di partire col piede sbagliato. 208 anni tra storia e modernità, Arma dei Carabinieri in festa per l'anniversario della fondazione e dopo 2 anni di stop torna il pubblico con i giovani studenti protagonisti in tutti i comandi provinciali della Campania. Sentiamo. Tanti studenti finalmente, dopo 2 anni di emergenza sanitaria, presente anche il pubblico alle celebrazioni per il 208° compleanno dell'Arma dei Carabinieri. Festeggiamenti nei comandi provinciali campani a partire da Napoli, dove sabato migliaia di persone hanno visionato gli stand con i mezzi storici e moderni dell'Arma. Questa sera cerimonia a Salerno, mentre in mattinata celebrazioni a Benevento, Avellino e Caserta, giovani studenti protagonisti per il compleanno numero 208 in tutte le città. Ma questo è il premio del nostro, diciamo, contributo e della nostra partecipazione al progetto sulla legalità nelle scuole. C'era tanta gente, le autorità, i familiari, è stata una bellissima festa, finalmente dopo 2 anni. Il colonnello Passafiume ha poi annunciato il suo trasferimento. Che a settembre lascerò l'incarico e subentrerà un collega bravissimo. Insomma, il sannio mi rimarrà sempre nel cuore, tornerò sicuramente in altre vesti. Giovani protagonisti anche ad Avellino, è a loro che si rivolge il comandante provinciale Luigi Bramati. Quando usciranno dalle scuole
grazie anche alla collaborazione delle forze dell'ordine, grazie ai buoni esempi che dovremo portare, che le scuole anche portano ai ragazzi, quando usciranno cittadini liberi, liberi dalle suggestioni, liberi dalle seduzioni della criminalità organizzata e liberi anche dalla paura della criminalità organizzata, che è un fenomeno umano che si può vincere, si deve vincere e ce la faremo. A Salerno il degrado e la scarsa manutenzione del verde pubblico diventano un caso politico. Tensione in maggioranza dopo che anche il governatore De Luca aveva parlato di gestione imbarazzante dell'emergenza. Sentiamo. Verde non curato, sporcizia e incuria è lungo l'elenco di lamentele a Salerno a proposito del degrado e dell'abbandono denunciato da cittadini e politici. E l'argomento è tornato al centro del dibattito politico, finendo anche all'attenzione del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che a proposito del decoro nella sua Salerno ha parlato di situazione imbarazzante. L'imbarazzo del presidente della regione è anche il nostro imbarazzo, ma questa gara è partita mesi fa. Voglio ricordarvi che il vecchio dirigente, l'ingegnere Giuliano, è andato via perché ha preferito lavorare in Sicilia in quanto lui era un siciliano. E se ci sono stati dei ritardi, noi siamo i primi a chiederlo, perché l'assessore si sta approfondendo in modo intenso in questa vicenda per risollevarla e per mettere fine a quello che è una situazione di imbarazzo. I socialisti fanno quadrato intorno all'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, finito nel mirino di alcuni partiti della stessa maggioranza del Comune di Salerno. Il Comune di Salerno, voglio ricordare, ha stanziato circa 4 milioni di euro biennali per la manutenzione del verde, sia stradale e sia del verde verticale, compreso i parchi. L'assessore ha fatto tutto il possibile. Intanto l'opposizione va all'attacco. I consiglieri hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia proprio nei confronti dell'assessore all'ambiente. Il Moscati non è diverso da altre realtà. Il sovraffollamento è figlio del gran caldo di questi giorni e una rete territoriale non all'altezza. Dopo il caos al pronto soccorso di Avellino parla il primario Antonio Maffei. Il sovraffollamento del pronto soccorso del Moscati di Avellino è comune a tante altre realtà e il gran caldo di questi giorni certo non ci sta dando una mano. Parla a 8 Channel il primario Antonino Maffei all'indomani del caos alla città ospedaliera con pazienti parcheggiati per ore e tante ambulanze all'esterno. È aumentato il numero di pazienti cronici, fragili, che facilmente in queste ondate di calore si destabilizzano e quindi praticamente hanno necessità di ricorrere alle cure ospedaliere. Oltre a questo c'è da dire che forse troppo spesso i cittadini ricorrono al pronto soccorso anche quando non ne avrebbero effettivamente necessità e potrebbero rivolgersi a strutture del territorio. Soluzioni nel breve è difficile trovarne. L'augurio di Maffei è che con il PNRR e le case di comunità si migliori la rete territoriale. Che potrebbero rappresentare una valida alternativa all'ospedalizzazione di pazienti cosiddetti fragili che vanno incontro a periodiche fasi di riacutizzazione delle loro patologie. Ed è in fondo quello che chiede anche la CGIL. Serve un'azione di sistema che mette insieme i medici di base, i cosiddetti medici generici, che mette insieme l'ASL con i distretti che devono funzionare in maniera degna e si devono mettere insieme i piani di zona. Se poi manca anche un pronto soccorso come l'Andolfi oppure altri pronto soccorsi in giro di altre province vicino al sistema, diciamo, regionale, si hanno dei problemi. Ma intanto, nell'ottica dell'umanizzazione delle cure, proprio il Moscati ha attivato una rete wifi gratuita all'interno di tutte le unità operative dotate di posti letto. Obiettivo della direzione è fornire servizi quanto più vicini alle esigenze dell'utenza e rendere l'ospedale sempre più a misura di malato, migliorandone comfort e vivibilità. Turismo, record di presenza nel Sannio e la provincia annuncia l'apertura di una nuova sezione di archeologia nel museo. Il vicepresidente Lombardi, bene, apertura sperimentale anche nei weekend. Dopo il record di presenza registrata nel mese di maggio nei siti della rete museale con le aperture straordinarie nei weekend e nei giorni di festa, la provincia di Benevento si appresta ad inaugurare una nuova sezione di archeologia presso il Museo del Sannio e dopo 2 anni di pandemia il vicepresidente dell'ente evidenzia la voglia di ripartenza all'insegna del turismo culturale e ribadisce: abbiamo un enorme patrimonio storico che è giusto valorizzare. È stata un'iniziativa della provincia mia insieme a Sanne Europa di
riaprire anche nei weekend, sperimentale è andata benissimo. C'è voglia di riappropriarsi di quella libertà che ci è stata impedita dalla pandemia, ma soprattutto dobbiamo anche saltare il valore della nostra rete museale, incrocia 3.000 anni di storia, voglio dire dal periodo egizio, romano, sannita, longobardo. Diciamo che teniamo forse l'eccellenza da un punto di vista del valore del patrimonio artistico. Di qui l'impegno a rendere i siti storici sempre più fruibili da parte dei visitatori. Sta a noi istituzioni saltarle, aprirle perché c'è voglia, voglio dire, di evadere, però evadere anche in direzione di quella cultura che ci appartiene, la cultura del nostro patrimonio, che rappresenta che cosa? La storia che ci ha preceduta e la dobbiamo esaltare perché fa parte delle nostre bellezze. Pertanto l'esponente dell'ente provinciale assicura l'intenzione di proseguire con le aperture anche nei weekend dei siti della rete museale. Proseguirà, anzi cercheremo di rafforzarlo anche nel programma Consegna Europa. A Salerno proseguono le indagini della polizia per risalire ai protagonisti della sparatoria avvenuta sabato pomeriggio a Pastena. I residenti del quartiere denunciano: ci sentiamo abbandonati. Sentiamo. Proseguono le indagini della squadra mobile di Salerno per ricostruire il movente della sparatoria avvenuta sabato pomeriggio in via dei Mille a Pastena. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero permesso di individuare 4 persone che risulterebbero coinvolte nel fatto. Quel che è certo è che i proiettili, almeno 6, siano partiti da 2 pistole differenti. Gli agenti inoltre stanno provando a ricostruire il movente e non escludono che l'esplosione di colpi possa essere collegata al traffico di sostanze stupefacenti, aspetti su cui proveranno a far luce gli investigatori. Nel frattempo residenti e commercianti temono per la sicurezza del quartiere e chiedono più controlli per la zona orientale di Salerno. Diciamo che è un po' tragica la situazione, siamo un po' abbandonati a noi stessi. Ho fatto varie volte un po' di denunce anche sui social per questa cosa, perché non ci sentiamo per nulla tutelati. Anche per l'episodio che è successo qua, è successo da qualche altra parte, eccetera, mi raccontavano. Quindi credo che un po' più di controllo, almeno la pattuglia che gira, che si fa un giretto. Comunque un controllo anche per i negozianti del quartiere potrebbe essere un aiuto, è un aiuto, quindi avere qualcuno che passa ogni tanto, diciamo una sorta di poliziotto di quartiere. Continua lo scontro politico tra i candidati alla presidenza della provincia di Avellino sabato alle urne. A pochi giorni dalle elezioni provinciali si riaccende la sfida tra i candidati presidenti. Il sindaco di Montella, Rizzieri Buonopane, ha dichiarato che il suo avversario, Angelo Antonio D'Agostino, aveva già un accordo con Forza Italia per un posto in Parlamento. Notizia smentita dal diretto interessato e dal coordinatore vicario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. Non c'è alcun accordo, dice. Buonopane, faccia la campagna elettorale senza tirare in ballo il nostro partito, altrimenti se ne assumerà le conseguenze politiche. Forza Italia deciderà con il coordinatore provinciale che atteggiamento assumere nei prossimi giorni, consapevoli di essere l'ago della bilancia. Intanto nel Partito Democratico il segretario provinciale Nello Pizza coglie segnali positivi verso il voto. Abbiamo superato quelle contrapposizioni che affliggevano il partito. È chiaro che in questo momento non è che abbiamo superato del tutto queste situazioni, ma ci stiamo lavorando e i segnali che arrivano dai circoli sono molto incoraggianti in questo senso. Io credo che il Partito Democratico ci arriva bene, ci arriva diciamo con un rinnovato entusiasmo, perché abbiamo organismi costituiti da poco e quindi c'è l'entusiasmo che abbiamo iniziato adesso, e quindi secondo me, io credo, ripeto, che da questa tornata elettorale avremo dei riscontri positivi, e io mi auguro che, voglio dire, vada in questo senso, perché almeno ci darà un po' di chiarezza in più, perché su questa confusione c'è stata anche una certa diciamo confusione degli elettori. Ecco, in questo caso invece è un momento di chiarezza che serve anche agli elettori per essere un po' più determinati e più convinti nelle scelte. Da Montesarchio alla vittoria delle Olimpiadi di italiano, grande soddisfazione al liceo Fermi per Luigi Vele, premiato anche dal ministro. Sentiamo il servizio.
Il primato nazionale alle Olimpiadi di Italiano, i complimenti del ministro e la premiazione al liceo Fermi di Montesarchio per Luigi Vele, studente del liceo scientifico Caudino, premiato oggi in una giornata dedicata all'eccellenza. In realtà è una passione che nasce anche da, diciamo, da quando si è più piccola. Ad esempio, mi è sempre piaciuto leggere, quindi diciamo era una cosa che mi portavo già da tempo, diciamo, è una cosa mia personale. Poi c'è stato anche d'aiuto, diciamo, l'istituto, il percorso scolastico, diciamo. Orgoglio per il campione olimpico e per tutti gli altri ragazzi che hanno raggiunto risultati pregevoli da parte della dirigente scolastica Pasqualina Luciano. Sì, siamo fortunati, siamo una realtà scolastica che in questo anno scolastico in modo particolare ha raggiunto dei traguardi importanti e oggi siamo qui per un momento di festa, la gioia di valorizzare le eccellenze. E i complimenti arrivano anche dall'amministrazione comunale con il vice sindaco Annalisa Clemente che spiega. Sì, noi siamo sempre orgogliosi quando ci sono dei nostri concittadini che portano in alto, così in alto, sia a livello di studio che a livello scolastico, a livello sportivo o anche per essersi distinti per opere civili e militari. Per noi è sempre un orgoglio essere presenti e complimentarci di persona con loro. L'arte come mezzo per far riflettere i ragazzi è l'obiettivo raggiunto dal progetto Arte dal Vivo, realizzato al Liceo Vicco di Napoli con la collaborazione dell'ANM. Installazioni, opere permanenti e anche un catalogo, grande successo per il progetto Arte dal Vivo realizzato al Liceo Vico di Napoli con la collaborazione dell'azienda napoletana Mobilità. Soddisfatto l'assessore Fortini per un altro obiettivo raggiunto da Scuola Viva. Portare l'arte nelle scuole significa far riflettere i nostri ragazzi, che sia fatto attraverso un programma regionale che Scuola Viva naturalmente rende per me questo ancora più bello. Perché attraverso questo progetto, tra l'altro qualche giorno fa con il Presidente abbiamo inaugurato la nuova stagione, quindi altri 4 anni di Scuola Viva, intendevamo proprio fare questo, far riflettere i nostri ragazzi. La scuola campana è una grande scuola, forse andrebbe raccontata in maniera differente. Siamo riusciti a convertire un finanziamento dedicato, diciamo, all'apertura delle scuole durante l'estate anche in una grande operazione culturale di abbellimento della scuola e di riappropriazione proprio della scuola da parte degli studenti insieme ad artisti di fama internazionale. Sono opere realizzate nel corso degli anni, in 4 anni di workshop realizzati dalla scuola con la collaborazione di ANM con 4 artisti contemporanei della scena internazionale e sono appunto in ordine cronologico: Bianco Valente, Cristian Leperino, Marisa Albanese e Mario Spada. Tutela del mare ma anche sostenibilità per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Consegnati alla Capitaneria di Porto di Agropoli i mezzi elettrici per pattugliare il Cilento. Nuove auto a emissioni zero per il corpo delle Capitanerie di Porto. Tra questi c'è l'ufficio circondariale marittimo di Agropoli che ha ricevuto dal Ministero della Transizione Ecologica 2 auto per il pattugliamento a terra a supporto delle attività svolte in mare a tutela dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. L'obiettivo è quello di incrementare la sostenibilità ambientale dei servizi di pattugliamento e controllo in luoghi di particolare pregio ambientale. A spiegarlo ai microfoni di 8 Channel il comandante della Guardia Costiera di Agropoli, il tenente di Vascello Valerio Di Valerio. Questa zona, la zona di Castellabate, è di particolare pregio perché insiste l'area marina protetta e quindi siamo in stretta sinergia anche con l'ente parco del Cilento per la vigilanza di un patrimonio che è inestimabile e che va tutelato. Le 2 auto sono state presentate sul porto di San Marco di Castellabate in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Il comandante dell'ufficio marittimo agropolese ne ha approfittato anche per dare delle raccomandazioni ai diportisti, essendo ormai l'estate entrata nel vivo. Usciamo da un periodo difficile, c'è tanta voglia di ripartire, questo fa piacere, è giusto, però la raccomandazione che facciamo soprattutto a chi va per mare è sicuramente controllare sempre lo stato della propria imbarcazione, la presenza dei mezzi di salvataggio e dare sempre un'occhiata in più alle condizioni meteo marine, perché il repentino cambiamento delle condizioni meteo in mare può essere veramente pericoloso. Gli studenti del liceo scientifico Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti hanno svolto il loro tirocinio in ingegneria biomeccanica presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.
Lezioni in ospedale per toccare con mano quanto siano essenziali le nuove tecnologie nell'ambito dell'assistenza sanitaria. È solo uno degli obiettivi del progetto che ha impegnato gli studenti del liceo scientifico Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti, che questa mattina hanno concluso il loro percorso con un evento presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono attività che, oltre ad aprire spazi, orizzonti di possibilità occupazionale ai nostri giovani, i PCTO costituiscono invece uno strumento per meglio comprendere la propria vocazione per una futura scelta universitaria o occupazionale. I ragazzi hanno scoperto che, oltre alla parte assistenziale, l'ospedale è ricco di molte professionalità, ha messo in evidenza il direttore amministrativo. Questo percorso si incunea nel collegamento scuola-lavoro, che è un percorso formativo di fondamentale importanza e in questo caso particolare ha consentito agli studenti del liceo scientifico di Sant'Agata dei Goti di toccare con mano quella che è l'esperienza fattuale proprio relativa alla gestione e alla conoscenza delle attrezzature elettromedicali, che in un ambito ospedaliero come il nostro, che è un DEA di secondo livello, avere un parco tecnologico all'altezza della situazione consente di standardizzare prestazioni qualitativamente all'avanguardia. È tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito, vi auguro una buona serata.